2. Inaugurato ad Arezzo il Google Innovation Center, si tratta del primo polo nazionale per l'apprendimento digitale. Una grossa opportunità di crescita professionale per quanto riguarda i docenti e una grande opportunità anche di sviluppo per quanto riguarda gli alunni. Primo finanziatore della sperimentazione è stata la Regione Toscana. Noi abbiamo di fronte a noi una sfida importante, che è la sfida della transizione digitale. Perché questa sfida possa essere vinta è necessario che ognuno di noi, dai più giovani ai meno giovani, abbia gli strumenti a disposizione per poterlo fare. Uno spazio super digitale, 30 computer, anzi per l'esattezza 30 Chromebook, circa 100 metri quadrati completamente cablati, insomma una sorta di scuola nella scuola. La soluzione è pensata e sviluppata per aiutare i ragazzi e gli insegnanti a collaborare, è molto innovativa, che guarda al futuro, quindi basata sul cloud con come priorità la sicurezza dell'informazione ed è un abilitatore delle competenze, quindi attraverso questa tecnologia insegnanti e ragazzi trovano il modo di lavorare nel mondo scuola ma prepararsi per l'entrata al mondo del lavoro. Culla dell'innovativo esperimento il liceo Piero della Francesca. Lo spazio ha l'obiettivo di diventare un punto di riferimento per le scuole del territorio regionale e non solo. Alla collocazione in un'area dove abbiamo l'ingresso e l'accesso esterno completamente isolato dalla scuola, potremo attivare tutta una serie di interventi per cittadini, adulti, più o meno giovani, in orario pomeridiano e in orario serale. Quindi questa è la scommessa che vogliamo fare.